grazie per essere intervenuti. Cominciamo perché la serata sarà ricca di interventi. Ovviamente ringrazio a nome della Libreria Bocca Gabriele, che è qui con noi stasera, e abbiamo delle opere qui alle nostre spalle che raccontano un po' quello che è la sua ultima ricerca artistica. Ma visto e considerato che poi del libro ce ne parlerà Filippo insieme a Guido, e poi mi sembra che ci sia un'autrice, la professoressa D'Amicone e Luigi Mugna. Vabbè, insomma, ci sono un po' di personaggi che hanno scritto comunque all'interno del volume. Allora, intanto inizio dicendo proprio due parole su questa libreria. Quest'anno entriamo nel 245esimo anno dalla fondazione. Ad oggi la Libreria Bocca è la più antica azienda libraria in attività in Italia. E sono... Sì, azienda libraria. Bellissima. Azienda libraria, perché poi ci sono... D'accordo! Applausi! Mi definisco sempre libraio. Va bene, bravo. Sbagliando. Rivenditore di libri. Esatto. Ma saresti buchinista? Buchinista. Uno sbuchinato. E praticamente voglio ringraziare nella persona di Alessandro Bonfanti, stavo sbagliando, l'editore Schirà, che ci ha portato qui stasera proprio per presentare la pubblicazione. Quindi, come ogni volta... Schirà è lui, l'Alessandro Bonfanti. E come ogni volta dico che nascendo una nuova pubblicazione c'è nuova linfa per luoghi come questo da vendere, perché le librerie, per chi non lo sapesse, vivono vendendo libri che producono gli editori. No, ma bisogna essere chiari. Sì, è meglio. Sennò diventa difficile. E soprattutto le leggi sui libri, tipo quella che hanno approvato oggi in Senato, diciamo che non aiutano all'apertura appunto di questi luoghi. Quindi siamo messi un po' maluccio. Detto questo, ringrazio di nuovo Gabriele, mi taccio, vi ringrazio per essere qui presenti e passo la parola a Filippo.